Guardi parla francese, il comandante della guardia. Sarebbe quello lì. Sì, quello davanti.
realtà che nei miseri tempi della sofferta anarchia vide pure conculcare ogni diritto, succeduto all'autorità della legge, la popolare licenza. Uomini innocenti cacciati nelle prigioni dei colpevoli, gli onesti, altri intimoriti, altri vilmente uccisi dai tristi. Anche in Senigallia si collegarono tra loro i più fucinerosi, le unioni dei quali era conosciuta con nome di Compagnia degli Ammazzarelli o Compagnia Infernale. Tale era la misera condizione di quella città quando le vittoriose armate di potere amiche accorsero a tutelare e garantire la sede dei pontifici e ristabilire la pace e la tranquillità negli stati della Santa Sede. Voleva giustizia la punizione dei colpevoli. Visto e considerato quanto era a vedersi e considerarsi, il suo primo tribunale ha dichiarato e dichiara che consta in genere di due omicidi delle persone di Domenico Lanari e Pio Berluti commessi con armi incendi e perforanti entro il forte di Senigallia nella notte del 12 aprile 1849 e che ne espice a maggioranza di voti ne fu ed è colpevole con animo deliberato per spirito di parte ed in seguito di condetto Simoncelli Girolamo ed applicazione dell'articolo 275 e 103 del regolamento penale ha condannato e condanna alla stessa cruelità di supplicio nominato Simoncelli Girolamo all'ultimo supplizio. Siete pronto? Chiedo ancora se volete essere bendato. Va bene. Silenzio! È stato accusato ingiustamente e condannato dopo un processo falso. Dopo 3 anni di dura detenzione e il concittadino Pio IX non volle concedere
la grazia, malgrado ci fossero stati interventi di autorevoli personaggi di Senigallia e la sua stessa sorella, che avevano testimoniato per l'innocenza del martire laico. Al professor Severini la parola. Allora, il 2 ottobre del 1852, 165 anni fa, un innocente di nome Girolamo Simoncelli cadde fucilato dal piombo svizzero mercenario al soldo del Papa Re. Girolamo Simoncelli era un italiano, ma soprattutto un patriota, che credeva, come gli aveva insegnato Giuseppe Mazzini, che il suo Stato, la sua nazione, non dovesse essere divisa in tanti regni, staterelli, piccoli o meno grandi, ma dovesse essere un'Italia unita, indipendente, repubblicana e democratica. E l'Italia repubblicana e democratica poi si sarebbe fondata non attraverso le armi di un re, di un papa o di qualunque altro sovrano, ma con le decisioni di un'assemblea costituente e sulla base del principio della sovranità popolare. La Repubblica appartiene al popolo e noi tutti oggi siamo cittadini di una Repubblica democratica perché crediamo nel principio di sovranità popolare. Come ha detto il Presidente, si trattò di una palese ingiustizia e questa città, una città di grandi tradizioni storiche, ricorda Girolamo Simoncelli proprio da 165 anni. Lo ricordò negli anni successivi. Qualcuno depose dei mazzi di fiori, qualcun altro invece prese occasione per una vera e propria protesta nei confronti del regime papalino. Indipendentemente dal modo con cui è stato ricordato, nel 1952, come dice la lapide, l'amministrazione comunale di Senigallia, allora retta da un sindaco comunista, Alberto Zavatti, decise di istituire questo cippo marmoreo in onore del martire laico per le tre eredità che questo patriota ci ha lasciato. Il primo, forse il più importante, l'ascito democratico. Noi tutti siamo appunto cittadini di una Repubblica democratica che si costruisce e si difende giorno per giorno, quotidianamente, nell'adempimento dei nostri doveri, rinunciando ad una parte della nostra vita e dei nostri diritti. Il secondo, l'ascito laico. Siamo in una Repubblica, siamo cittadini di una istituzione laica, cioè autonoma, indipendente, popolare, che non ammette nessuna forma di ingerenza, nessuna forma di influenza, tantomeno quella da parte della Chiesa Cattolica o della religione. Infine l'ascito comunitario, forse è l'insegnamento più importante che ci ha lasciato Girolamo Simoncelli con la sua morte. Qual è questo tipo di lascito, qual è questo tipo di insegnamento? Il fatto appunto che siamo tutti cittadini di un nuovo Stato, di una Repubblica democratica che non può fare a meno della conoscenza del proprio passato, cosa che invece purtroppo ai tempi attuali è sempre più, va sempre più di moda. La consapevolezza del passato è fondamentale per costruire un avvenire, un futuro migliore. Grazie professor.